Grazie e benvenute a questo mio nuovo video. Allora, questo qua è un video dei prodotti terminati del mese di gennaio. Iniziamo subito. Partiamo dal primo prodotto, che è il prodotto che io ho adorato in questi ultimi tempi, ed è questo balsamo qua di Frem Pro, veramente buonissimo. È un 650 ml di prodotto, mi è durato circa 2 mesi, veramente disseca il capello in una maniera pazzesca, è idratante, lascia il capello lucido, non appesantisce, quindi lascia il capello molto leggero, ed è l'Expert Hydration, veramente buonissimo. L'ho pagato intorno ai 4,70 euro, era in offerta, comunque viene intorno ai 5 euro, ma ne vale assolutissimamente la pena perché è veramente ottimo. Quindi ve lo consiglio perché è veramente buonissimo e non bisogna utilizzare chissà quanto prodotto per disseccare i capelli. Poi, sempre per quanto riguarda i capelli, questo shampoo qua di Pantene non è un mio shampoo abituale, l'ho preso occasionalmente, non mi piacciono tantissimo gli ingredienti di questo shampoo, quindi anche se non ho avuto, diciamo che non mi sono trovata male comunque con i miei capelli, però non posso dire che è tra i migliori shampoo. Poi, questa spuma qua di Pantene, la spuma Ricci Perfetti, è ottima, la utilizzo da circa più di un annetto ed è veramente buonissima, non riesco a cambiarla perché mi trovo veramente tanto tanto bene, tra l'altro ha una tenuta estrema perché questa qua è la tenuta 5, anche questa qua non appesantisce il capello, non lo rende crespo, cosa importantissima. Lo consiglio se avete capelli mossi, ricci o comunque tendenti al mosso. Io mi trovo molto molto bene e la continuo a riacquistare finché non trovo qualcosa che mi colpisce più di questa. Poi, questo latte per il corpo di Sien, non vedevo l'ora di finirlo per parlarvene, mi sono trovata benissimo. È un latte che contiene olio di mandorle, veramente un prodotto ottimo, idrata tantissimo la pelle, ha una tenuta di idratazione veramente di tantissime ore, lascia la pelle morbidissima, vellutata, ed è veramente molto molto meglio di tantissimi prodotti che troviamo al supermercato che hanno le marche molto molto note. Non voglio parlare di nessuna marca, ma marche che abbiamo sempre tutti i giorni sotto gli occhi. Allora, viene pochissimo perché viene intorno a 2 euro qualcosa, lo trovate da Lidl, come avete ben visto in altri miei video, e io lo prenderò assolutamente perché mi piace tantissimo, ha dei semplicissimi ingredienti ed è ottimo. Poi, questo sapone per le mani della Nier che ho preso all'Eurospin. Ero all'Eurospin per vedere alcune cose perché prendo pochissime cose all'Eurospin, ma vado appositamente per quelle cose. Avevo bisogno di un sapone e ho preso questo qua, ma non mi piace assolutamente. Allora, ha un'essenza di cocco e vaniglia e là ci può anche stare il profumo, ma è assolutamente liquido e poi secca la pelle maledettamente, quindi mi seccava le mani in una maniera pazzesca. E quindi assolutamente non ve lo consiglio, non prendetelo perché è pessimo. Poi, ecco qua, questa lacca qua della Malizia, io la stra adoro, non riesco a cambiare lacca, le lacche sono questa qua della Malizia, come ho detto anche l'altra volta, quella della Splendor. Mi ricordo assolutamente che quando mi sono sposata volevo assolutamente che la parrucchiera mi mettesse questa lacca perché ero sicura che mi teneva il capello, mi teneva la piega tutta la giornata. In effetti è stato veramente così, me l'ha messa tantissima, ma mi è durata la piega in una maniera perfetta, quindi ve la consiglio tantissimo. Poi, questo latte detergente biologico della Provenzali è una linea per i bambini, ma io, siccome Riccardo avevamo tanti prodotti aperti di Riccardo, allora ho voluto continuare a utilizzarlo io e devo dire che è ottimo, veramente mi sono andata tante volte a struccare con questo prodotto qua ed è buonissimo, è un prodotto biologico, ha degli ottimi ingredienti, ha un profumo di bebè buonissimo ed è un prodotto che secondo me possiamo usare anche noi tranquillamente, quindi se lo troverò in giro perché me l'hanno regalato sicuramente lo riprenderò. Poi, per finire, questo shampoo qua di Neutro Roberts, l'essenza di vaniglia, buonissimo, idrata moltissimo le mani, profuma tantissimo, cremosissimo, quindi un sapone assolutamente economico e buono. Io per adesso ho finito, ci vediamo la settimana prossima con nuovi video, ciao!